fa che io cerchi, Signore, il tuo viso. Dammi la forza di cercarti. Tu, che ogni giorno di più mi hai dato la speranza di trovarti. Voi conoscete il mio dolore per questa nostra società ricolma di ingiustizie, in cui la corruzione, il disordine, la violenza, l'amore per il potere e per il denaro hanno ricoperto di vergogna la dignità degli uomini che hanno perso la conoscenza di ciò che sono fino dall'inizio dei secoli, figli di Dio e eredi del paradiso. Ma le sofferenze di questa vita, dice San Paolo, non sono paragonabili con la gloria che un giorno dovrà scoppiare in noi. Se è così, non lasciamoci invadere da pensieri carnali. Non è questo il momento. Il mondo è scosso, il vecchio uomo sconvolto. La nostra carne è umiliata affinché la speranza viva e risplenda. Quando i pagani ci hanno detto: Roma è caduta per colpa della vostra fede, noi abbiamo risposto che la dottrina di Cristo non ci è stata data per custodire i beni della terra, ma per riformare la nostra vita e condurci verso i beni invisibili. I regni, le potenze e tutto ciò che li riguarda sono in realtà come dei torrenti dopo la pioggia. Nascono, si gonfiano e si perdono in mare. Non sono in realtà che un leggero mormorio tra due silenzi. E mentre il mondo è scosso e crolla, Cristo ci dice: perché turbarsi? Avevo predetto tutto questo. Vi meravigliate che il mondo perisca? È come se vi meravigliaste che l'uomo invecchia. Il mondo è come l'uomo: nasce, cresce, invecchia. Che la vostra fede dunque si risvegli, perché Cristo è venuto nel mondo per ricrearvi mentre tutto si sta sfacendo, e non rifiutatevi di ringiovanire in Cristo. La natura, viziata dal peccato, partorisce i cittadini della città terrena. La grazia, che libera la natura dal peccato, partorisce i cittadini della città di Dio. I primi, discendenti di Caino, invecchiano come i beni della terra ai quali si sono legati. I secondi, discendenti di Abele, sono rigenerati di età in età perché vivono la speranza della patria celeste. Ed è così che due amori generano due città. L'amore di Dio genera Gerusalemme. L'amore per questo mondo genera Babilonia. Che ognuno di voi si domandi cosa ama, scoprirà di quale città è cittadino. Se scopre di essere cittadino di Babilonia, strappi dal suo cuore la cupidigia. Se avrà la fortuna di essere cittadino di Gerusalemme, accetti la sua schiavitù e attenda la sua prossima liberazione. E non si meravigli di vedere che sulla terra i giusti e gli empi sono insieme. Lo sono nello stesso modo in cui cresce sull'olivo sia ciò che si getta, sia ciò che si tiene, sia ciò che si ama, sia ciò che ci disgusta. Perché la storia del mondo comprende sia la storia del peccato, che è quella dei condottieri dell'impero, sia la storia della salvezza, che è quella dei patriarchi e dei profeti. I cattivi lasceranno ben presto le loro ricchezze come un sogno. Ma coloro che servono Dio possiederanno la terra, la vera terra, la Gerusalemme eterna. L'iniquità è vana, l'iniquità non è nulla, solo la giustizia è potente. La verità può essere temporaneamente nascosta, ma non potrà essere vinta mai. L'iniquità potrà affiorare sovente, ma trionfare mai. Le città terrestri moriranno,
ma la città di Dio è e sarà eternamente nella sua gloria.